Nell'antichità l'antico borgo di Salagona si trovava su un crocevia molto importante dove convergevano molte strade. La più importante di esse era la strada militare romana che dal Cadore, attraverso l'altipiano di Caserarazzo, portava al municipio romano di Iulium Carnicum, l'attuale Zuglio. Qui, sui prati di Salagona, sostavano le legioni romane che erano dirette poi verso il Noricum, l'attuale Austria, o attraverso il passo di Montecroce Carnico, oppure attraverso il passo di Montecroce Decomelico. A supporto di questa tesi, proprio qui sono stati trovati alcuni oggetti come monete romane, tra le quali spicca un asse di Vespasiano dell'80 a.C., oppure i picchetti delle tende. Nel Medioevo Salagona era uno dei quattro villaggi che componevano il comune di Oltrepiave, con Vigo, Laggio e Pelosse. Il toponimo è nominato in una pergamena del 1186 e la chiesetta è l'ultimo retaggio di questo antico borgo. Oltre alla chiesetta però sono rimasti alcuni toponimi come alle case di Salagona o Brolo di Salagona. Sempre sugli antichi documenti possiamo poi ritrovare i nomi degli abitanti che qui vivevano tra il 1200 e il 1500. In un documento in cui si manifestano i beni del lume di San Martino di Vigo di Cadore del 1311, sappiamo che gli abitanti di Salagona erano Lipolfo, Ioannes de Sacco, Ottone, Maria moglie di Gilberto con il figlio Paisio, Corrado figlio di Landone di Pelos, Alteprano, Domenico, Manchesello, Donato di Filippo, Azzo con la moglie Vitulina. Ma sicuramente l'abitante più famoso di Salagona è quel Giacomo, figlio di Ottone, che nel 1462 fondò la chiesetta di San Antonio Abate di Laggio. Le antiche leggende narrano che l'abitato di Salagona fu distrutto dalle orde di Attila, ma ricerche più recenti ci fanno indurre che esso sia esistito fino all'inizio del 1700, quando andò distrutto da un furioso incendio. Dell'antico villaggio oggi rimane solamente l'antica casa padronale della famiglia Zanetto, che si può datare attorno al 1600, e nelle vicinanze uno dei due pozzi presso i quali si attingeva l'acqua. La chiesetta di Santa Margherita sicuramente oggi costituisce il testimone più attendibile dell'antico borgo. Essa è stata restaurata recentemente, i restauri sono in via di ultimazione grazie ad un progetto Interreg, Italia ed Austria. Perché questo progetto? Perché all'interno del castello di Einfels vi è una cappella, Cappella di San Laurenzio, che è coeva, quindi stesso periodo, all'incirca, della chiesa di Santa Margherita. Stiamo parlando di edifici storici che risalgono grosso modo al 1200 e soprattutto l'apparato pittorico interno, gli affreschi, risalgono a, grosso modo al 1300. Il progetto Interreg ha finanziato per l'80% questi interventi e l'altro 20% per quanto riguarda la chiesa di Santa Margherita è stato possibile grazie ad un contributo da parte della CEI. I problemi che noi abbiamo trovato da un punto di vista statico non erano particolarmente gravi. In realtà c'erano degli stacchi dell'intonaco dal supporto murario concentrati soprattutto in corrispondenza degli spigoli laterali. Il problema più evidente invece si è rivelato alla base, nella parte non pittorica, non figurativa del dipinto, dove abbiamo trovato una grossa concentrazione di materiale ceroso saldamente ancorata agli intonaci sottostanti.
Il problema è un problema di tipo veramente antico, risale a periodi sicuramente molto anteriori, perché il fatto è dimostrato che ci sono stati interventi precedenti al nostro per risanare in qualche modo una situazione che probabilmente risale a tempi piuttosto antichi. Nella parte superiore i problemi di pulitura sono stati soprattutto concentrati nella superficie del cielo. Il pigmento azzurro originale è conservato soltanto in minima parte. Anche lì interventi di rifacimento sicuramente si sono accavallati nel tempo e con colori che molto probabilmente si sono poi in seguito alterati. Da questo motivo la decisione presa in accordo con la soprintendenza di eliminare tutte queste tracce e di lasciare piuttosto delle zone molto lacunose. Per il resto non abbiamo potuto affrontare problemi di pulitura in maniera profonda perché per la forte presenza di resine acriliche. Queste in realtà non è che alterassero esageratamente l'aspetto del dipinto, quindi abbiamo preferito abbassarle in maniera tale da poter intervenire con le nostre stuccature e con i nostri ritocchi. Queste sono state fatte anche abbastanza abbondantemente, però ripeto, sempre e soprattutto in corrispondenza degli angoli esterni del dipinto, dei bordi esterni, dove l'intonaco aveva dimostrato dei forti stacchi dal supporto murario. E in quel luogo sono state fatte infiltrazioni di malte a base di calce idraulica e di aggregati molto sottili a basso peso specifico e completati con delle stuccature a base di calce idraulica e aerea e di grassello di calce come finitura, in maniera da poterci preparare le superfici a ritocco pittorico. Questo è stato fatto in maniera piuttosto evidente nella parte non figurativa, dove le puliture avevano ovviamente messo in luce relativamente, ma è una situazione che era ormai completamente devastata, e sono state fatte con velature successive di pigmenti in acqua, quindi sospensioni acquose di pigmenti di terre, mentre nella parte superiore abbiamo usato esclusivamente acquerelli non fissati in maniera definitiva, ripeto, anche per la possibilità eventuale di ritornare sui nostri passi un domani che la situazione si possa considerare definitiva. La chiesa sicuramente primo ricordo storico 1205, faceva parte di un antico villaggio di Salavona e che scompare verso la metà del 1550, facilmente per la mancanza d'acqua, quando le popolazioni da nomadi incominciarono a diventare stanziali. Le particolarità di questa chiesa, sicuramente la tipologia è di una iconografia bizantina e ci sono delle cose molto particolari, a incominciare nell'angolo destro della parete, la trilogia, una trilogia strana, perché oltre a essere nella chiesa di Santa Margherita, si trova in una chiesa di Rimini, in una galleria d'arte di Roma e si trova nella chiesa di Cora, nella basilica di Cora di Costantinopoli, nell'abside, dalla parte del Nartece, che sarebbe la parte dell'abside riservata ai catecumeni. Quindi ci si chiede come mai questa trilogia si trova essendo un paese che nel 1200 non c'era neanche la scrittura, si trova in altre zone così importanti. Dobbiamo ricordarci che verso il 1100 la chiesa bizantina di Costantinopoli aveva
degli interessi particolari e patrimoniali in Sicilia, in Calabria e in Puglia. Dunque non è da escludere che quei gruppi pittorici, di monaci o di laici che fossero, lavorassero in Sicilia, in Calabria, hanno lavorato a Venezia e hanno lavorato ad Aquileia. Quella trilogia di cui vi parlavo è composta di tre elementi. Il primo fa capo a una profezia di Isaia. Isaia, profeta dell'VIII secolo, e il bue e l'asinello, per cui le prime righe del testo di Isaia: il bue conosce il suo padrone, l'asino la sua greppia, e il suo popolo non conosce il suo Dio, cioè il popolo ebraico. Dopo c'è una natività in un ovale a mandorla tipico dell'arte bizantina, e sotto una particolarità strana, c'è un apocrifo delle due levatrici che assistono a Gesù. La sinistra è la credente, la destra la non credente, punita con il risecchimento della mano, e gli è ritornata la salute e l'attività della mano quando gli è stata restituita la fede, perché non credeva nella virginità della Madonna. Ecco, questo è un primo elemento molto, molto particolare. Qui alla destra abbiamo anche un San Daniele, testo pseudo-epigrafico, datato 130-140, San Daniele. E Daniele nasce nel 610, muore nel 530, praticamente quando Ciro libera gli ebrei da Babilonia e li lascia ritornare in patria. E San Daniele è vestito, ha la particolarità di vestito con i parametri di dottore della Chiesa. Questo perché si trova molto spesso nella iconografia cristiana, perché è il primo libro dell'Antico Testamento che parla della immortalità dell'anima e della resurrezione di corpi. Ed anche uno dei primi testi, oltre al libro di Enoch, con cui nasce anche il genere apocalittico. Apocalittico e anche i Vangeli anche hanno testi apocalittici, l'Apocalisse di Giovanni e anche il Quarto Vangelo, sono testi apocalittici. Dopo qui vediamo il profeta Abacuc che porta il pesce in prigione, porta la merenda in prigione a San Daniele, e spesso si fa riferimento all'acronimo, che dal greco ichthys si deriva l'acronimo Jesus Christos Theou Ios Soter, Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore. Un'altra particolarità la troviamo nella Sinfonia degli Apostoli. Il secondo apostolo ha il rotolo, quindi è un chiaro riferimento alla religione ebraica. Tutti hanno il codice. Più che rotolo, quello proprio tecnicamente viene chiamato il tomo, che sono circa 20 fogli di papiro incollati e arrotolati. Perché ci si chiede, cioè qua abbiamo una spiegazione esegetica, teologica, ci si chiede come mai un apostolo abbia il papiro. Allora, una spiegazione forse abbastanza semplice, mi fa riferimento alla civiltà ebraica, e facilmente quello potrebbe essere San Matteo, che quando tutti gli apostoli prendono la via della predicazione, si ferma a Gerusalemme e rivolge la sua predicazione alla comunità ebraica di Gerusalemme. Siccome gli ebrei avevano come distintivo il rotolo, il papiro, lui, per rispetto verso questa comunità, ha adoperato anche lui il rotolo.